Amici, bentrovati alla seconda puntata di Viaggio in Conservatorio. La scheda che vi ho promesso ve la consegno subito. Andiamo a vedere gli ambienti della seconda sede dell'Istituto Musicale Tchaikovsky e poi ci incontriamo con il maestro Filippo Ardia. Eccoci qui, maestro, ben trovato. Filippo, ciao, ti rivedo con grande gioia e piacere. Piacere tutto nostro, piacere. Sai che già nella prima puntata sono arrivati delle chiamate, dei riscontri. È arrivato un grazie perché qualcuno ci ha detto non si immagina dall'esterno cos'è un conservatorio e stiamo percependo che un conservatorio è anche una famiglia perché si sta insieme, perché si studia insieme, si condividono insieme quelle che sono le gioie e dei dolori di una passione che necessariamente deve seguire un percorso professionale. Filippo, tu sei anche un artista, tu sei anche un grande musicista e chi più di te può essere, ecco, quindi un testimone per dire ai nostri ragazzi quanto è importante nell'arte, nella musica, impegnarsi seriamente e studiare tanto. Quando vediamo i musicisti che condividono insieme il palcoscenico, in qualche modo condividono un'emozione, condividono un impegno profuso della loro vita tutti quanti insieme, questa è una cosa che parte sin da bambini nelle aule del conservatorio di musica, perché questi ragazzi si incontrano e la conoscenza di altri loro colleghi, di altri musicisti che fanno questo stesso lavoro, aiuta ognuno di loro ad avere delle aspettative maggiori. Io dico sempre ai nostri insegnanti che non è importante soltanto la lezione frontale, ma che anche gli studenti vedano cosa gli altri fanno, perché poi bisogna costruire un percorso che è come un vestito, come un capo d'abbigliamento. Ognuno ha le sue misure, le sue lunghezze e larghezze, e nella musica è la stessa cosa, ognuno ha le sue qualità e quindi bisogna costruire il percorso del ragazzo ad personam. Questo è fondamentale, secondo me, per la buona riuscita proprio di un percorso didattico. Filippo, cito un papa diventato santo, Paolo VI, dove molti decenni fa diceva, in un periodo particolare di quell'epoca, e noi siamo in un'epoca particolare, che più che maestri saccenti servivano dei testimoni. Allora, ecco, vorrei consegnare ai nostri ragazzi, ai ragazzi che sono protagonisti di questo format, vorrei consegnare la testimonianza di uno che ce l'ha fatta, lasciati definire così, e ce l'ha fatta non significa una persona che è arrivato, perché si continua sempre ad andare avanti, sempre a imparare, sempre ad insegnare. Però ecco, vorrei che in qualche modo potessimo plasticamente consegnare ai nostri ragazzi quella che non è un'esaltazione di Filippo Ardia, ma è la testimonianza di Filippo Ardia che fa capire a questi ragazzi che studiando, che impegnandosi, che soffrendo, oltre che gioiendo, sicuramente si può arrivare. Allora, ecco, se tu dovessi raccontare in 30 secondi, anzi in un minuto, il tuo percorso professionale, ma ripeto, non per dire sono questo, per dire ragazzi cosa bisogna fare per arrivare. È un discorso molto emozionante e dico che da quando ero bambino non ho mai sognato di fare il calciatore o altro, ho sempre sognato di fare questo lavoro nella mia vita, di essere nel mondo della musica e dello spettacolo, perciò sono convinto che la perseveranza e l'impegno in quello che si fa possono darti grandi risultati. Se si incontrano difficoltà è normale durante un percorso, è naturale che sia così, non bisogna abbattersi, bisogna andare avanti perché con la convinzione e il talento si può giungere ad ottimi risultati. Filippo, un risultato che vorrei trasferire ai ragazzi è quello che mi riporta sempre alla tua esperienza personale, l'esperienza di chi ha dovuto e ha voluto anche fare le valigie per un periodo, andare fuori, ma chi
già da sempre aveva in mente di ritornare qui. Questo è un messaggio importante che noi dobbiamo dare ai nostri giovani, perché poi le migliori menti, le eccellenze, ecco, le troviamo fuori. Io sono convinto che la Calabria, percorsa in lungo e in largo, sia bellissima in ogni angolo, quindi sono sempre stato innamorato di questa terra. Ho lavorato in tanti paesi nel mondo, ho conosciuto la cultura araba, la cultura russa, la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti, il Sud America. Però Domenico, dopo qualche settimana sentivo sempre l'esigenza di ritornare, perciò l'invito, ecco, a chi governa questa terra così bella è quella di sponsorizzare, di incentivare la cultura, perché questi ragazzi possono regalarci veramente tanto. Siamo stati culla della cultura tanti secoli or sono e abbiamo tutti i numeri per poter ritornare ai fasti di un tempo. Beh, si parla di cultura e non si può non parlare di musica classica. Ecco, se tu dovessi definire la musica classica, quale parole utilizzeresti? La musica classica è un crocevia importante che unisce l'animo all'emozione, secondo me. Però contemporaneamente ti dico che oggi ci sono tanti linguaggi musicali, come il jazz, come la musica pop. In qualche modo la contaminazione tra i vari linguaggi può essere un modo per rinnovare la musica classica, perché la musica classica, in un'ottica di modernità, dal 500 si è sempre rinnovata. Ora siamo giunti al 21° secolo e l'incontro tra noi ed altri generi può senza dubbio creare qualcosa di molto interessante e soprattutto duraturo. Filippo, in ogni puntata stiamo usando una citazione importante. Beethoven diceva che dove le parole non arrivano, la musica parla. Allora ecco, cosa direbbe oggi la musica a questa terra? La musica a questa terra direbbe: fatemi continuare a vivere, fatemi vivere nell'aria, nel vostro quotidiano, nel sociale, in quello che voi ragazzi, voi giovani, anche adulti, fate ora per ora, perché per una persona sedersi a teatro, in platea, ascoltare un concerto, acquistare un biglietto, ascoltare un disco di musica classica è molto importante. La musica non è importante solo per chi la fa, è importante anche per chi la ascolta. È un uomo che sa ascoltare, senza dubbio, è un uomo migliore. E quale migliore invito ad ascoltare che queste immagini che ci riportano un po' ai sentimenti, alle testimonianze dei nostri ragazzi, ci riportano al lavoro straordinario dei docenti. E iniziamo con uno strumento a te molto caro, il pianoforte. Andiamo a seguire il docente che ci parlerà di ciò e poi soprattutto andiamo a seguire i ragazzi. Con quale parole ci lasci per la terza puntata? Stiamo chiudendo con te la seconda. Seguiteci ancora, perché il conservatorio, il mondo del conservatorio è bello, è grande e soprattutto ricco di passione. Docenti e poi i nostri ragazzi. Thank you.
Beh, Filippo, abbiamo ascoltato queste meravigliose note, abbiamo visto questi straordinari ragazzi, e se, ecco, c'è dello straordinario è perché ci sono anche dei docenti straordinari. Quindi grazie per questa possibilità che ci dai nell'esportare nelle case di chi ci ascolta la serietà, l'importanza di una didattica fatta bene. Qui in questo conservatorio la fate veramente bene. Grazie, innanzitutto saluto tutti quanti i telespettatori e vi ringrazio per essere qui comunque a far vedere quello che i ragazzi ogni giorno fanno nel nostro conservatorio, passando ore e ore sugli strumenti, a studiare, facendo molti sacrifici, quindi comunque il primo merito è appunto dei ragazzi per tutto quanto l'impegno che mettono. Io diciamo che in questo conservatorio sono uno dei docenti, tra virgolette, un po' particolari. Perché? Perché io prima ero studente in questo conservatorio, ero allievo e mi ritengo essere ancora allievo del maestro Filippo Arlia, che saluto sempre e lo ringrazio per tutto quanto. E poi, grazie alle numerose esperienze comunque che ho fatto, al curriculum che piano piano mi ha fatto costruire, ho costruito suonando all'estero in giro per i vari teatri, sono riuscito a entrare anche in qualità di docente qui a insegnare. Beh, questo è uno degli aspetti che stiamo trattando, no? Le opportunità che il conservatorio offre ai ragazzi, e vedere, ecco, un ex ragazzo tra virgolette che oggi passa dall'altra parte è straordinario e soprattutto concretizza tutto ciò. Ma per far questo non bisogna essere fortunati, bisogna impegnarsi. Bisogna impegnarsi. Vogliamo dire a chi ci ascolta, a chi magari scopre di avere questo talento, alle tante persone che in modo autodidatta, ecco, iniziano a fare musica, quanto è importante non fermarsi lì ed andare avanti. Certo, secondo me l'impegno, come dicevo prima, è la prima cosa. Poi io consiglio sempre di avere tanta umiltà, perché in questo campo, così come in tanti altri campi, non si smette mai di imparare e il mondo è pieno di talenti. Dietro l'angolo c'è sempre quello che magari ne sa una più di te e c'è sempre da imparare. Quindi l'impegno deve essere tanto. Io ricordo che anche quando era vicino il tempo della laurea, arrivo a studiare 8-9 ore al giorno, mi chiudevo qui in conservatorio e fortunatamente mi lasciavano anche le chiavi a me e ad altri studenti che avevamo la fortuna di studiare qui, ci lasciavano anche le chiavi del portone e niente, alle 9 di sera chiudevamo e avevamo questa fortuna. E ecco perché io ringrazio il Tchaikovsky, perché appunto è come una famiglia. A proposito di famiglia, ecco, che messaggio mandare alle famiglie dei tanti ragazzi che si approcciano alla musica? E la musica, sappiamo, è nulla se non ci ha dei valori, quindi anche il percorso educativo, anche il rispetto. Mi piacerebbe, ecco, con te trattare un aspetto che poi vivo quotidianamente, no? Che è quello legato alle regole, quanto è importante mantenere il silenzio, quanto è importante avere rispetto dell'altra persona, di chi in quel momento non ce la fa o si emoziona o si imbarazza, e non prevaricare mai nessuno. Ecco, quanto è importante portarsi dietro nell'arte quelli che sono i valori, l'educazione che dovrebbe partire dalla famiglia in primis. Per me i valori sono la prima cosa fondamentale, come ho detto anche prima. Appunto perché anche l'esempio che hai fatto tu, il ragazzino che magari si emoziona, che si blocca, che non riesce ad andare avanti. Questa, secondo me, spesso è un punto in più che all'inizio viene sottovalutato, perché comunque non dimentichiamo che l'arte è emozione e trasmettere emozione, ecco. Quindi se il ragazzino si emoziona, là l'insegnante magari deve trasmettere al ragazzino, come dire, a controllare quell'emozione e a passarla, a trasmetterla agli ascoltatori. Ecco, mi piace il termine controllarla, non eliminarla, non sopprimerla. Perché l'emozione fa parte di noi, se noi l'eliminiamo vuol dire che stiamo eliminando qualcosa che è dentro di noi in quel momento. Senti, il pianoforte che noi abbiamo qui alle nostre spalle è sicuramente uno degli strumenti più affascinanti, che si mette da solo in mostra. Ecco, c'ha qualche indicazione
qualche controindicazione per chi magari si volesse approcciare nel suonarlo. È uno strumento che ai noi non tutti magari si possono permettere. Allora come in ogni caso poter raggiungere l'obiettivo? Certo, innanzitutto il pianoforte per quanto mi riguarda è il mio strumento, quindi è quello che più o meno regna sovrano per come la vedo io. Poi appunto ha tante peculiarità, una delle quali che comunque non ha bisogno tra virgolette di altri strumenti, mentre per esempio ci sono altri strumenti che sono un po' più solistici, come ad esempio un trombone, un clarinetto, da soli un po' soffrirebbero, mentre comunque il pianoforte ha questa peculiarità di essere in grado anche di dominare la scena da solo. E la difficoltà che spesso si incontra, soprattutto all'inizio, è il mettere insieme le due mani, perché comunque appunto questi strumenti spesso fanno una nota per volta, leggono anche un rigo per volta sul pentagramma. Noi pianisti invece dobbiamo leggere due righi, quindi uno per la mano destra, uno per la mano sinistra, e poi provare a metterle insieme. Quindi la difficoltà di gestire due cose contemporaneamente, che magari sugli altri strumenti nella lettura spesso non si trova, però sul pianoforte è pane quotidiano. È un po' quando si guida, devi guidare con le mani, con i piedi, Anche sul pianoforte abbiamo anche i pedali, quindi c'è anche un'altra cosa da gestire. Va bene, grazie. Purtroppo il nostro tempo è già scaduto, però è bello portare nel linguaggio universale della musica a più voci quella che è questa straordinaria attività, un'attività dalla quale veramente si può ripartire, un'attività che tocca le corde del cuore e soprattutto ci porta ai veri valori. Grazie mille. Grazie a te, noi grazie ci spostiamo nuovamente dai ragazzi e da loro, dalla loro viva voce, sentiamo quali sono le emozioni, le sensazioni che le accompagnano in questo percorso di vita, in questo percorso professionale. Grazie ancora. Mi chiamo Maria Scalzo. Io mi chiamo Giovanni Pandolfo. La passione per la musica in realtà è di famiglia, perché nasco in una famiglia di musicisti. Mio padre è oboista, i miei nonni erano clarinettista e trombonista, entrambi diplomati in conservatorio. Quindi è una passione comunque che ho fin da bambina. Ho iniziato lo studio del pianoforte, ho studiato la passione verso la musica in giovane età, siccome già nella mia famiglia c'è questa passione tramandata, diciamo, per la musica dai miei genitori prevalentemente, perché suonano entrambi la chitarra, e io poi ho iniziato innanzitutto a suonare la batteria e poi mi sono avvicinato verso il pianoforte. Ho scelto questo strumento inizialmente perché avevo iniziato a studiare canto e ricordo che mi fu consigliato di iniziare lo studio di questo strumento proprio per potermi poi accompagnare, e me ne sono poi innamorata. Questo strumento invece l'ho scelto perché mia sorella studiava pianoforte e mi ha fatto appassionare a questo magnifico strumento. Studio in conservatorio da circa 10 anni e ho fatto questa scelta perché voglio rendere la musica, oltre che la mia passione, anche il mio lavoro. Io invece ho iniziato lo studio in conservatorio 3 anni fa e sono voluto entrare in questa istituzione per approcciarmi in modo più approfondito verso la musica e aumentare le mie capacità musicali. Per me la musica è un punto di approccio verso la società, verso le proprie emozioni, un modo per esprimersi.
La musica per me rappresenta anche un mezzo appunto per esprimere tutte le mie emozioni e soprattutto per trasmettere quello che provo a chi mi ascolta, a chi mi sta intorno. La musica classica è una branca, diciamo, della musica che appartiene ai compositori che si attengono a determinate regole dell'armonia e della composizione e che cercano di esprimere tramite la musica quello che si sentono di esprimere. Per me la musica classica è la musica per eccellenza, la musica colta per eccellenza. Rappresenta la base di tutti i generi musicali. Il mio compositore preferito è sicuramente Beethoven. Beethoven perché è un compositore, il primo compositore che inizia a scrivere in musica quello che si sentiva di scrivere e inizia pure a trascendere, diciamo, le regole fisse, gli schemi che aveva all'epoca i compositori. Il mio compositore preferito è Ravel. Ravel perché riesce a trasformare in musica tutto ciò che ci circonda, dalla cosa più materiale esistente a qualsiasi altra cosa. Lo studio della musica mi ha dato tantissimo a livello personale, perché personalmente sono appunto una ragazza molto molto timida e attraverso la musica sono riuscita molto ad esprimere ciò che ho dentro e questo mi ha cambiato proprio nel rapporto anche con le persone e con chi mi circonda. Lo studio della musica spesso mi consola nei momenti più tristi oppure mi rallegra nei momenti più difficili o mi fa pure razionare bene quello che devo fare. Mi sogno nel cassetto, sono due in realtà, e vincere il concorso Chopin e diventare un grande concertista. I miei sogni nel cassetto sono tanti, sicuramente mi piacerebbe collaborare con diversi professionisti, mi piacerebbe tanto specializzarmi in musica da camera e lavorare possibilmente all'estero nei vari teatri. Francesco Guida, vengo da Capitello, un paesino in provincia di Salerno. Mi chiamo Daniele Di Maria, vengo da Noto, in Sicilia, in provincia di Siracusa. La mia passione per la musica è stata tramandata da mia zia Giuditta, è una violinista, all'età di 6 anni. La scelta del pianoforte, perché il pianoforte è uno strumento straordinario, scalda il cuore, abbraccia, tocca l'anima e aiuta anche a scacciare via i pensieri negativi. La mia passione per la musica nasce sin dai primi anni di vita. Io quando ho 3 anni provavo a suonare sulle tessere a giocattolo, canticchiavo delle canzoncine e successivamente a 8 anni ho chiesto proprio di
poterlo cominciare a studiare. Mi sono fatto comprare un pianoforte digitale, man mano ho preso lezioni e ho continuato. Ho scelto il pianoforte perché mi aveva sempre attratto. Ho cominciato a studiare a Noto, il paese dove vivo, e da lì i miei insegnanti hanno deciso di mandarmi in conservatorio e tramite degli esami svolti, vari tentativi, alla fine sono arrivato a studiare qua, dove sono entrato, si può dire, 9 anni fa. Io ho iniziato i corsi preaccademici presso la cittadina di Sapri. Ho iniziato invece a frequentare il conservatorio nel 2015, quando il mio maestro Filippo Arlia venne a fare dei corsi a Sapri, appunto, e da lì sono venuto a Nocera Terinese. Il mio compositore preferito è Chopin, ma sono molto attratto anche da Liszt e soprattutto dai compositori russi, ad esempio questo è un pezzo di Rachmaninoff, che è stato uno dei compositori russi più importanti nella storia della musica classica. Bisogna nel cassetto innanzitutto riprendere la vita normale che facevamo prima che arrivasse questa pandemia e di poter studiare all'estero, perfezionarmi, in particolare in Russia, che è la patria dei più grandi compositori esistenti appunto nella letteratura musicale. Il mio autore preferito è senza dubbio Franz Liszt. Sono affascinato da lui per la sua maestosa musica e per la sua tecnica straordinaria, definita appunto trascendentale. Il mio sogno nel cassetto è di diventare concertista e di tenere appunto concerti in giro per il mondo.